Allora, che cosa ho fatto e che cosa non ho fatto in, diciamo, ovviamente in questo, diciamo, in questi giorni, cioè questa mattinata più che altro, che oggi è sabato, quindi è stato un po' più bello potersi dedicare a Rebirth. Tra l'altro, vi comunico che mi è arrivata anche la scheda video nuova. Ragazzi, è una bestia enorme, cioè veramente è una cosa incredibile. È una scheda video enorme, veramente una scheda video enorme. Però ho montato tutto, funziona tutto, ho fatto qualche test, ragazzi, sono veramente al settimo cielo. Sono felicissimo perché veramente nella sfortuna mi è andata di lusso, quindi sono molto 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 contento. Comunque, chiusa parentesi, cosa ho fatto? Allora, praticamente ho completato Nibel. Infatti, come potete vedere, abbiamo praticamente tutto ciò che c'era da fare a Nibel completo. E ho preso anche la Summon di Odino. Ho preso anche la Summon di Odino con un combattimento che, a dire la verità, mi è risultato essere abbastanza semplice. La cosa fondamentale di Odino è non farsi ammanettare, perché lui praticamente ti mette le manette. Letteralmente ti mette delle manette ai polsi. E se queste manette non si riescono a togliere, praticamente lui ti fa Zantenzuken e ti shotta. Però, come si fa a togliere queste manette? Semplicemente utilizzando azioni sinergiche e facendo tanti danni ad Odino in un determinato periodo di tempo. Perché praticamente la descrizione di Odino che cosa dice? Dice che lui praticamente si fomenta e combatte. Però al tempo stesso, se incomincia ad annoiarsi e quindi reputa il suo avversario non degno, praticamente lo shotta. Quindi proprio molto carina anche la descrizione, della, diciamo, proprio carina la descrizione anche della boss fight, che rappresenta un po' Odino. Perché se ci fate caso, anche in Final Fantasy VIII, lui praticamente non ti attacca per tutto il tempo e poi appena scade il timer ti fa Zantenzuken e praticamente ti shotta. Quindi diciamo che rappresenta un pochettino anche questo spirito un po' superbo di Odino. Cosa che invece mi ha dato non pochi problemi nell'esplorazione di Nibel era prendere praticamente tutti i frutti volanti. Perché voi dovete sapere che all'interno della zona di Nibel, come potete vedere comunque dalla mappa, esistono anche, vedete, delle zone insulari che si possono raggiungere tramite il ciocobo di mare, che praticamente può planare sull'acqua o può nuotare sull'acqua profonda e praticamente vi consente successivamente di raggiungere queste zone. All'interno della mappa di Nibel ci sono ben 50 frutti volanti che sono sparsi ovviamente per tutta la zona di Nibel e che dovrete trovare per una missione secondaria. Ecco, questa è stata una cosa che mi ha un pochettino dato fastidio perché ho praticamente perso mezza giornata sull'ultimo frutto che non sapevo, che non riuscivo a trovare e che poi fortunatamente ho trovato proprio rifacendo tutta la mappa. Praticamente costa a costa, proprio mi sono percorso praticamente tutta la mappa e quindi alla fine poi sono riuscito a trovarlo perché è stato veramente un incubo. Quindi il consiglio che darò, o che comunque il consiglio che do fondamentalmente durante il montaggio delle live di Nibel è quella di raccogliere, mentre si stanno facendo l'esplorazione, mentre si sta facendo roba, di raccogliere già i frutti per evitare di raccoglierli dopo e quindi perdere il doppio del tempo. E quindi ho anche scoperto che praticamente abbiamo finito tutte le summon. Perché se notate, nel simulatore di combattimento, praticamente vedete sfide degli Esper, le abbiamo fatte tutte. Quindi abbiamo preso tutte le summon di Rebirth. E questo mi ha fatto pensare che giustamente, come anche gli eventi che staremo, cioè che faremo praticamente in questi giorni, ci stanno portando verso la conclusione. Ovviamente ancora ci sono tante altre robe che devo fare perché devo completare Corel, per esempio. Ancora Corel non l'ho completata, Gongaga non l'ho completata a causa del fatto che... Ma soprattutto devo fare tutta Cosmo Canyon perché abbiamo abbandonato Cosmo Canyon per raggiungere la zona di Nibel e quindi appena avrò la possibilità di ritornare a Cosmo sicuramente andrò a completare anche Cosmo Canyon. Quindi poi qui dobbiamo sfidare ancora Wise, il robot per salire di grado, quindi ci sono ancora un paio di cose che devo fare.
E cosa, tra l'altro, molto bella, che purtroppo, e dico purtroppo, non ho fatto in live, è stato l'incontro e il combattimento con Gilgamesh. Ma non vi preoccupate, perché l'ho registrato e lo includerò praticamente nel mio giocato. Quindi quando monterò questo episodio e ovviamente monterò la live, inserirò il combattimento con Gilgamesh, anche perché il combattimento con Gilgamesh è praticamente incluso in una side quest, la side quest del vestigio, ovvero questa, dove praticamente, vedete, errando ad altri mondi, dove praticamente abbiamo notato come il vestigio era praticamente un accessorio di un'altra dimensione, e provenendo da un'altra dimensione è spuntato Gilgamesh. Quindi c'è stata la boss fight contro Gilgamesh, l'ho completamente annientato, perché Gilgamesh è veramente facilissimo da combattere, cioè proprio parry su parry e praticamente si suicida fondamentalmente, quindi non è stato così complesso il combattimento. Però non vi preoccupate, perché non l'abbiamo fatto in live, sarebbe stato carino da fare in live, però ve lo includerò direttamente nell'episodio montato, vi farò il montaggio e ve lo includo, così tutti quanti lo potranno vedere e vedranno effettivamente il combattimento con Gilgamesh. バチなら行けるのかも。ああ。もう人間ではないのかも。でも助けるんでしょ。あの島だ。あそこにいる。え?なんでわかんの?カントしか言えない。いいよ。あの島へ行ってみよう。 仕留める。
Va bene, detto questo ragazzi direi che abbiamo fatto una bella introduzione, abbiamo aspettato ovviamente chi dovevamo aspettare, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, cominciamo, iniziamo a goderci la parte diciamo, potrei dire forse prefinale, ma non so effettivamente perché ancora abbiamo fatto, questo ora dovrebbe essere il 12° capitolo. Dovremmo cominciare il 12° capitolo, quindi non so se il 12° capitolo sia effettivamente l'ultimo. Ma non, cioè nel senso, uno degli ultimi, non, quindi non lo so. Vedremo. Quindi qualcuno ha chiamato Sid, a quanto pare. Sì, devo tornare al Gold Saucer, sì. Non lo so in realtà. Vabbè, io ho Tifa comunque come diciamo cosa massima. Anta no haoya wa Ifaruna tte namae ja ne ka? So dattara? Sono tori nan daro? Ore no omotta tori da ze. Ya, noroshi agete seikai datta wa. De, dou shiteru? Genki ka? Sid che conosce Falna? Mo inai no. Non me la ricordo sta cosa. Madonna, io con Kat ieri ho smadonnato contro quei boss di merda. Ah, certo, perché lui faceva il pilota per la Shinra. Eh sì, vabbè. Cioè non mi fa impazzire il gameplay di Kaizite, se devo essere sincero. Per questo ho avuto tanta, cioè ho avuto parecchia difficoltà.
Il carburante sì, non ho avuto difficoltà. Lato minigioco, secondo me, è l'unica cosa che... L'unica cosa che dovrebbero migliorare, o che comunque non do neanche tanto la colpa a loro, è il minigioco dove si utilizzano i grilletti adattivi del DualSense, che danno un fastidio incredibile. Cioè, c'è il gioco degli addominali, il minigioco degli addominali che è stato un parto. C'è il minigioco degli addominali, io praticamente mi sono rotto le dita per poterlo fare. Cioè, è una cosa incredibile. Veramente, quel minigioco degli addominali l'ho odiato con tutto me stesso. Voi non avete idea di quanto io l'abbia odiato. E questo, come ho detto prima, non è neanche colpa di Square, è colpa di Sony. Perché Sony che obbliga, tra virgolette, Square, essendo comunque esclusiva PS5, a mettere queste cagate. Perché giustamente devi dire, no, ma noi abbiamo i grilletti adattivi, dobbiamo sfruttarli i grilletti adattivi, dobbiamo far capire ai nostri giocatori che hanno un'esperienza di gioco diversa. E allora mettono queste cagate, che non hanno completamente senso, perché non hanno completamente senso, non mi danno un'esperienza di gioco migliore, anzi, me la rendono anche peggio, se è per quello. Però per il resto, oddio. Per il resto non mi posso lamentare più di tanto. Sì, in alcune cose sì, ecco. Questo l'avevamo visto nel trailer. お前たちの敵はセフィロスだとか。セフィロスとは朝からの因縁がある。私も行く。どうすんだ?俺が蹴落としてやろうか?んー、の。俺たちの邪魔をしたら切る。じゃ。 Ma benvenuto a bordo. Madonna mia. Benvenuto a bordo. Zein nosete tobeso? Nami no pilot già muri da. Beh, c'è da dire che i doppiaggi giapponesi sono quelli, tra virgolette, originali. I doppiatori inglesi sono cambiati quasi tutti ormai, praticamente. Chi per contratto, chi per cazzi e mazzi. Quindi preferisco la prima run farla sempre in giapponese. La seconda però la farò in inglese, perché voglio sentire il doppiaggio inglese. Sono curioso. Ecco, tipo questa roba, per esempio, io non capisco che cosa serva, visto che non posso guidare io. Cioè, puoi fare soltanto su e giù, praticamente. Beh, oddio, diciamo che il doppiaggio giapponese per cose giapponesi è solitamente il migliore, ma non è detto, perché i vecchi doppiatori inglesi di Final Fantasy erano eccezionali comunque. Cioè, c'erano i doppiatori di Final Fantasy Advent Children che erano incredibili. Cioè, se voi guardate Advent Children anche in inglese, è stupendo. Faccio venire. Infatti sto provando a fare tipo una roba del genere, per vedere se c'è qualche dialogo speciale. Ecco, Kite mi sta avvisando che praticamente... Oh! Non lo... Deshido,
Ah, quindi quasi il bronco si guasta così. Minchia, si è guastato proprio a morte subitanea. E ora lo potrò utilizzare in acqua. Beh, c'è da dire che comunque il panorama è spettacolare, eh. Cioè, veramente, se nella terza parte abbiamo il volo così, con queste ambientazioni, fatto così, ragazzi, è da pelle d'oca, eh. Vabbè, ma ci sta, se siete abituati con il doppiaggio giapponese, ci sta. Io anche sono abituato col giapponese. Però quelli inglesi li ascolto anche per curiosità personale. Comandante Matt, non si sa. Potrebbe tranquillamente essere lui. Peccato che non dicono il cognome, perché sarebbe stato un indizio praticamente schiacciante. Eccolo qua, capitolo 12. Vabbè, dai, il viaggio era gratis, effettivamente, quindi. Però vedete, siccome non siamo andati a Rocket Town, perché il Bronco veniva praticamente danneggiato a Rocket Town da Palmer, con il combattimento da Palmer, qui hanno trovato l'escamotage per fare la stessa identica cosa, praticamente. C'è Cloud lì che è seduto all'orizzonte. Beh sì, perché Matt, Glenn e Lucia ormai fanno parte del governo di Wutai. La Yuffie l'ha spiegato esplicitamente questa cosa. どうする気だ今から俺様のことは船長と呼んでくれ大船に乗った気でドーンと構えたろ<笑><笑>じゃあ行けホレルの山を抜けてコスタデルソルの海そっから先はイクロですなよし決まり E ora possiamo utilizzare. Esatto, lo spostamento rapido non è più disponibile. Attraversare lo stretto e raggiungete il porto di Costa del Sol. Ah, un piccolo. Questo sì, questo è effettivamente un piccolo antipasto. Questo è un piccolo antipasto di esplorazione di world map. Che nella terza parte sarà fighissima. Perché avrai tutta la mappa a disposizione. Devo fare praticamente tutto il giro da qua. Però volevo vedere se c'era qualcosa magari da prendere, da fare. Che poi tra l'altro sto Glenn che abbiamo visto. Ah, ecco, vedi, qui c'è il c'è l'attracco. Porto di Cosmo. Ah, ecco, per tornare a Cosmo Canyon. È un Glenn totalmente diverso da quello che abbiamo conosciuto su Ever Crisis. Quindi, anche perché si è visto dai filmati che praticamente appare come un Numen. Quindi, secondo me, è appunto Genova che prende la forma di Glenn nella testa di Rufus. Così come Sephiroth, cioè così come Genova prende le sembianze di Sephiroth nella mente di Cloud. Perché appunto ricordatevi che Genova può prendere la forma di ciò che il vostro cuore ama, odia, eccetera, eccetera.
Io controllo se nel frattempo c'è qualcosa qua. Bellezza però. Io in base a come... Allora, io ovviamente le mie teorie le ho fatte già, quindi... Diciamo che... Già, diciamo, una base di quello che mi aspetto ce l'ho. Però potrò avere conferma o smentita solo in base a come finirà questo gioco. In base a come lo faranno finire. Da un lato spero di aver azzeccato. Da un lato spero di potermi sbagliare, però in positivo. Non so cosa credere. Quindi... Ecco, Yuffie sta sempre male, ovviamente. Che bronco crociere. Le pacche Cloud. Nanda. Ne? Gold Sosa ni gun daro? Ore mo chikut to kengaku shite kuru kara. Tsuite itte ii ka? Mochiron. Yari sa, itsumo henji ga ii na. Oi! Yoroshiku na. Are? Vincent wa? Quello già è partito. Mendukusei yatsu da. Tanto non lo possiamo utilizzare, quindi. Ore no koto ka. Cioè, ti riferivi a me? Bravo, Cloud. Dopo la traversata dell'oceano centrale sul Talibronco, ora tutte le zone sono raggiungibili tramite spostamento rapido. Per partire parla con Sid al porto, scegli la destinazione sulla mappa con il touchpad. Nuovi incarichi. Minacciata dalla possibilità di un'altra guerra, la popolazione è inquieta e si trova a dover fronteggiare sempre più problemi. Quando vedi una bacheca, guarda se ci sono incarichi da tutto fare. Tra eventi e modalità di gioco aggiuntive, le novità da provare sono tante, dalla G-Bike e le corse con i Chocobo a tutti gli altri giochi del Gold Saucer in giro per il mondo. In alcuni casi, per poter giocare, dovrei soddisfare determinate condizioni. Ale, vai così! Ma questo? Che è la mappa del tesoro. Madonna, che bellezza! Ci sono di nuovo altri incarichi, altre side quest. Allunghiamo il brodo, sì. Guarda, secondo me sì, secondo me è colpa del politically correct che hanno tolto la sigaretta a Sid. Sembra una vaccata, ma secondo me è per quello. Sì, Red cambia voce. È bipolare, per esempio.
壮絶な海賊戦争を勝ち抜き、海原を血で赤く染めたという、全ての海域を手中に収めた海賊はいつしか海賊王と呼ばれるようになっていた。海賊王は死の間際、自分が所有する宝の中で最も大切なものを、 4 parti suo tesoro più prezioso、秘宝の守護者である魔物と共に、いや、この地図には海賊王が隠した秘宝の在りかが記されているようだ。そして今、秘宝の封印は解かれた。眠りから覚めた海賊王の軍勢が相手だ。秘宝を手に入れるのは容易ではないだろう。しかし、だからこそ、すっごくワクワクするよね。Hai ottenuto la mappa del Re Pirata. Salta a bordo del Tiny Bronco e recupera i reperti che il Re Pirata lasciò nell'Oceano Centrale. Quando li avrai trovati tutti e quattro, potrai trasmutare il leggendario accessorio che accompagnò l'avventuriero in tutte le sue battaglie. Quindi trasmutiamo il fiocco. Perché l'accessorio leggendario. Nuovi giocatori di carte. Oddio. Ok, abbiamo vinto. Ma l'hanno... Allora, secondo me l'ho detto, ragazzi, è una questione di... È una questione di gameplay. Cioè, ovviamente, uscendo poi il terzo capitolo, devono darti la novità di gameplay, no? E la novità di gameplay saranno Sid e Vincent. Così come in questo Rebirth sono stati Kaizit e Yuffie, in teoria. Anche se Yuffie abbiamo avuto il DLC di Intermission che ce l'ha introdotta. Ma nel terzo capitolo avremo le novità che ovviamente porteranno un nuovo playstyle, e sicuramente, o per meglio dire, un playstyle migliorato che ci porteranno ad utilizzare Sid e Vincent. No, no, neanche Sid sarà giocabile. Ma questo già l'hanno detto. Madonna, Cloud non si può girare un attimo. Cloud proprio non si può girare un secondo, che... Menchia. Invece... vabbè, col cazzo che mi batti. Se riesco a giocare Ifrit è finita. Ifrit è praticamente... Ifrit è praticamente la mia carta più forte in questo mazzo. Allora, accettiamo le side quest così almeno mi appaiono. Ok, qua accettiamo tutti gli incarichi. C'era un altro giocatore, vero? Ah, è passato? Vabbè. Direi che abbiamo stravinto anche qua. Finché è posizionata, potenzia di 3 le carte alleate nelle caselle interessate. Finché soldier di seconda classe. Ouch! Ok, grazie. Arrivederci. Va bene, possiamo andare. Allora, le side quest ovviamente non le faccio. Non perdiamo, tra virgolette, tempo.
così almeno ho qualcosa da fare anche offline. Ah, posso chiamare anche il fuoristrada direttamente qua? Bello. Let's go. Ma scusa, ma se posso utilizzare il viaggio rapido? Scusa, se io posso utilizzare il viaggio rapido, non posso andare direttamente al Gold Saucer? Sì che posso andarci. Quindi perché devo farmi la strada a piedi?手分けして Ecco qua. Lo spostamento rapido non è più disponibile, perché giustamente ora qua siamo bloccati praticamente per trama. Ma Dio tecnicamente dovrebbe trovarsi, se tutto, se tanto mi dà tanto, dovrebbe trovarsi nell'arena. Meno che hanno cambiato qualcosa. No, non hanno cambiato. Ecco, ora dobbiamo partecipare all'evento. Ha detto Diohan o sbaglio? Ha bestemmiato in toscano? キーストーンはセトラの末裔なんです。キーストーンはセトラのものですよね。権利の主張か。そうか。なるほど。え、え、君の testimoniaが。お嬢さん、あなたがセトラの末裔だというのなら喜んでキーストーンをお返ししましょう。ただし条件付きでね。 マッスルコロシアムスペシャルイベント、ネーミングライツ争奪マッチ、ディオ軍団VS コルネオファミリー。私の軍団が負けるとここはコルネオランドになってしまうんだ。マッスル諸君、今日も鍛えている。アダマー、いやー、超絶叫だ。
私やる。報酬はキーストーン。いいな。もちろん。約束だ。 引き受けよう。 契約成立だ。 Flexa lo stesso. Mister Satan, è vero. Ce l'ha un po' di Mister Satan. Ci sono nuove ricompense, eh? Perché se ora ci sono... No, in realtà no. Però io dovrei scambiare nelle altre zone dove non ho scambiato. Io ci sono zone dove non ho scambiato. Tipo nella zona, quello delle corse, Chocobo, se non sbaglio. Vediamo, perché c'erano degli oggetti che dovevo prendere e non avevo i punti perché non me li avevano dati. Quindi vediamo qua. No! No, no, che vuoi, vai via! Vabbè, sì, addio. No, non devo parlare con te. Ecco, arte della spada, Fantino e Chocobo di peluche. Ecco, vedi, queste sono cose che non avevo ottenuto. Vediamo se ce ne sono altri. No, nella zona spaziale li avevo pescati, qua pure. Zona spettacoli. C'era da scambiare qualcosa? Perché dobbiamo recuperare questi oggetti che non avevo preso. No, ok, qua li abbiamo presi tutti. Allora, all'hotel c'era anche, se non sbaglio, zona virtuale. Sì, qua li abbiamo presi, se non sbaglio. Perché qui c'era il minigioco della moto che l'abbiamo fatto, quindi in teoria qui li abbiamo presi tutto. Però per sì e no controllo. Sì. Ok. E allora non li ho presi lì all'hotel. All'hotel spettrale. Ah, zona panoramica. Vediamo se nella zona panoramica, perché effettivamente lì non l'abbiamo fatto poi l'appuntamento. Tifa, dove sei? Riprendiamo da dove ci siamo lasciati. Ecco, vedi? Minchia, carta ruota panoramica. Però io voglio questi prima, mi dispiace. Devo prendere la carta, ma per ora... niente, dovrò fare gli altri minigiochi poi, appena... pure qua, pure nel negozio dell'hotel dovrei scambiare i punti, vero? Perché qua non li ho scambiati io. C'è Chadley. Infatti, vedi. Ah, però il tombere di peluche lo possiamo prendere, vedi? Guarda che fastidio sto boss quando l'abbiamo battuto. Ok. Ah,
Serata magica Gold Saucer. La serata magica Gold Saucer comincia quando riposi nell'hotel spettrale e prosegue a seconda del livello di simpatia dei compagni nei tuoi confronti. Prima di coricarti, pensa se c'è ancora qualcosa che puoi fare per meritare la simpatia di qualcuno in particolare. Ah, ecco, vedi? Però noi sì, fino a domani. Perché noi già l'abbiamo fatto in teoria. Questo serve soltanto per migliorare le amicizie. Ma noi l'amicizia con Tifa già ce l'abbiamo al massimo. Ah, vero che c'è la parte dove lei canta. Madonna, me l'ero tolta dalla testa completamente.